Buonasera, buonasera, buonasera a tutti, diciamo a tutti, a tutti noi cinque e i relatori perché purtroppo il nuovo decreto del Presidente del Consiglio ha eh, modificato un po' le, eh, le tecniche organizzative di questo evento. Il Comune di Cinisello Balsamo eh, presenta questa sera un evento che riguarda bonus 110%, che è una misura... Alla quale noi teniamo abbastanza perché sappiamo che il patrimonio edilizio di Cinisello Balsamo è eh, datato e, e quindi richiede una certa riqualificazione. Siccome c'è questa opportunità eh, per i condomini ma anche per le villette, stasera cercheremo di delineare i contorni di questa misura per eh, poi approfondirli con de degli esperti e noi questa sera abbiamo invitato eh, l'ingegnere Emilio, Emilio Capretta del Centro Studi eh, di Milano che è un esperto energetico, il dottor Luigi Donzelli che è il tesoriere di ANACI Milano, un, es un esperto degli aspetti fiscali, il dottor Zappella che è il delegato consigliere provinciale di ANACI Milano e il dottor Leonardo Caruso che è il presidente di Anacci Milano e quindi ringraziamo i nostri ospiti che ci potranno chiarire magari degli aspetti che sono eh, un po' ancora eh, oscuri. La serata è dedicata a dare i contorni della misura Ecobonus 110 chiamata anche Super Bonus e eh, andare a vedere quali sono le linee generali che determinano questa misura e quindi io inizierei la presentazione che ho preparato per poter eh, spiegare da zero di cosa si tratta. Allora, che cos'è l'ecobonus 110%? È una misura contenuta in un decreto legge, il decreto rilancio, quindi è una misura del, nata nel maggio del, di quest'anno e, e prevede una detrazione divisa in 5 anni del 110% di ciò che si spende per riqualificare dal punto di vista energetico o sismico la propria abitazione. La condizione per ottenere questo 110% di eh, detrazione quinquennale è eh, che bisogna ridurre di due classi energetiche il proprio edificio. E normalmente per gli edifici più vecchi, giusto per intenderci, Uh, Cinisello Basso aveva molti edifici in classe G, quindi è una classe molto alta. Per ridurre di due classi energetiche eh, occorre ridurre anche i consumi energetici del 30-40%, quindi non è poco e non è facile. E questo decreto legge è stato convertito in legge, la legge 17 luglio 2020 numero 77, con alcune piccole modifiche che andremo poi a spiegare. Il testo del decreto legge lo potete trovare anche su Gazzetta Ufficiale per chi volesse leggersi esattamente il, il testo della legge. Chi può accedere al super bonus? I condomini, le persone fisiche, quindi coloro che detengono un immobile, eh, coloro anche che hanno, ad esempio, un ufficio all'interno di un negozio, all'interno di un palazzo. Se almeno se la maggior parte di questo palazzo è costituito da residenze possono accedere anche loro al super bonus per le parti comuni gli istituti autonomi di case popolari noi abbiamo diverse, eh, diverse strutture di proprietà ALER a Cinisello Balsamo le cooperative edilizie a proprietà indivisa anche questo non manca a Cinisello Balsamo le ONLUS e le associazioni di volontariato e anche le associazioni sportive le società sportive eh, limitatamente alla riqualificazione dei loro spogliatoi. Sono esclusi gli enti pubblici, purtroppo il comune Cinisello Balsamo non può accedere al super bonus 110%, le abitazioni di lusso, quindi stiamo parlando di abitazioni, castelli o ville di particolare pregio, e le aziende, cioè gli immobili di tipo aziendale, solo aziendale, non possono accedere al super bonus 110%. Quali sono altri soggetti che possono accedere al super bonus? Perché non tutti sanno che in realtà possono accedere al super bonus anche eh, i, i soggetti che sono in affitto. Devono chiaramente ottenere un'autorizzazione um, un dal proprietario di casa o del, dell'immobile e possono accedere a questo super bonus. Anche i promissari acquirenti. Se per caso avete già firmato un, eh, diciamo un preliminare di, di acquisto o di vendita, potete accedere anche in questo caso al super bonus 110%. Anche per chi ha un immobile incomodato può accedere a questo super bonus. Qui in questo caso ci sono un po' più di eh, complicazioni perché bisogna eh, ottenere l'autorizzazione. Da parte del proprietario, nonché dei familiari del possessore o detentore dell'immobile, quindi è un po' più complicato. Però eh, possono accedere al super bonus non solo i proprietari di casa ma anche altri soggetti. Quali sono le spese detraibili dal super bonus? Sono tutte le spese professionali, quindi le, le spese di progettazione, di asseverazione, di direzione ai lavori. Le varie tasse, la TOSAP, la TOSAP è una tassa comunale eh, nel caso in cui vengano installati dei ponteggi su area pubblica. L'IVA, se non è detraibile, le persone fisiche normalmente non detraggono l'IVA, magari un ufficio lo può fare. Eh, tutte le spese murarie, l'acquisto chiaramente dei beni, eh, dei beni e servizi, per l'installazione di caldaie. Nella mia presentazione ho scritto classe A. È molto generico, classe A, in realtà eh, ho dovuto specificare questa, diciamo, questo particolare perché alcuni produttori di caldaie eh, danno per acquisito che alcuni modelli da loro prodotti di caldaie siano nella classe eh, definita eh, all'interno Bonus 110%, poi in realtà non è così e quindi lì sarà compito dei tecnici andare a, a verificare esattamente le caratteristiche tecniche che sono state specificate con un, un decreto della MISE, quindi del Ministero. Sono detraibili anche le spese per gli infissi, quindi la sostituzione di porte e finestre, pannelli fotovoltaici, centraline di ricarica elettrica per eh, le, le autovetture quei mezzi eh, che hanno questo tipo di, di carburante, cioè l'elettrico, tutta la parte domotica e anche lo smaltimento dei vecchi impianti. Sono tutte spese detraibili, oltre appunto ai sistemi di accumulo di energia nel caso si mettano dei pannelli fotovoltaici, sono tutte spese detraibili, vale a dire che rientrano nel super bonus 110%. Che cosa è escluso? Sono escluse le, le spese per l'acquisto di computer per i controlli remoti eh, riguardanti appunto la domotica, le spese per finanziamenti derivanti da cessioni di credito d'imposta, quindi, poi vedremo dopo esattamente di cosa si tratta, e eventuali spese per le regolarizzazioni delle deformità dell'immobile, perché questo è un altro nodo che dovremo affrontare a Cinisello Balsamo. In caso di pro con proprietà di un appartamento, quindi eh, mettiamo che siano proprietari al 50% marito e moglie, questo super bonus viene diviso a seconda della percentuale di proprietà dell'immobile. Questa è la nota dolente del super bonus. Ad oggi, a questa sera, la legge di conversione del decreto legge 34 ha fissato e non ha ancora modificato la durata dei lavori che devono eh, necessariamente terminare entro il 31 dicembre 2021. Quindi questa è una forte limitazione all'applicazione di questo beneficio, soprattutto per i condomini più grandi, che quindi richiedono magari dei lavori che hanno una durata molto più lunga. Solo per eh, le, so le società che si occupano appunto di case popolari. La fine lavori è stata posticipata al 30 giugno 2022. Molti rappresentanti del governo, ma anche molti deputati, hanno dichiarato che certamente questa fine lavori al 31 dicembre 2021 verrà prorogata. Ma ad oggi non è ancora stato pubblicato nulla sulla Gazzetta Ufficiale e lì eh, diciamo, entra in gioco la politica e cercheremo di. Sollecitare i nostri deputati, i nostri senatori della zona affinché questa proroga venga effettivamente approvata dal Parlamento perché questa è una forte limitazione per alcune tipologie di lavori. Quali sono le procedure preliminari per accedere al superbonus? Perché molti cittadini. Telefonano, scrivono email, eh, chiedono spiegazioni, chiedono preventivi. Io oh, oh, lo, a tutti dico: attenzione, prima di richiedere qualsiasi tipo di preventivo per cappotti termici, per eh, la sostituzione di infissi, sostituzione di caldaie, bisogna stabilire eh, che l'immobile abbia una serie di requisiti. Vale a dire: sono tre. Le conformità, la conformità urbanistica, e questo è un grave problema per Cinisello Balsamo, perché alcuni edifici non hanno la conformità urbanistica. Sapete benissimo che l'eccessiva diciamo, edificazione degli anni 60-70 a Cinisello Balsamo ha portato a numerosi casi di difformità edilizie e quindi eh, c'è stata la possibilità fino al 2003 di regolarizzare queste difformità, però eh, molti ancora oggi si ritrovano, magari avendo acquistato la casa da poco, si ritrovano delle difformità edilizie che sono difficilmente sanabili. Un'altra cosa, prima di chiedere qualsiasi preventivo bisogna disporre della mh, cosiddetta APE, cioè l'attestazione di prestazione energetica. Prima di fare qualsiasi tipo di valutazione bisogna stabilire a quale classe appartiene il proprio edificio. Per cui è da lì che si parte per eh, calcolare la riduzione di due classi energetiche. Senza l'ape diventa veramente difficile, come fa anche il tecnico, eh, sarà il tecnico stesso che chiederà di fare questa APE. Bisogna fare una attestazione di prestazione energetica prima dell'intervento e un'attestazione eh, di prestazione energetica dopo l'intervento. In modo da dimostrare che ci sia stato il salto delle due classi. In più c'è una relazione tecnica chiamata ex legge 10 che riguarda l'insieme di tutti gli impianti che si devono andare a sostituire o modificare. Una nota: nel modulo eh, dell'attestazione della prestazione energetica i tecnici dovranno indicare la data del sopralluogo perché questo è importante per dimostrare ciò che è successo prima, ciò che era prima e ciò che eh, avverrà dopo. Quindi quali sono i documenti da predisporre, oltre a quelli preliminari che ho indicato? C'è un'asseverazione tecnica, quindi una sorta di certificazione fatta da un tecnico che dimostri che partendo da una certa situazione, quindi da una eh, situazione anche diciamo, di consumi energetici di un certo tipo, modificando eh, ad esempio con l'isolamento termico, il famoso cappotto isolante o la so e, o e la sostituzione della caldaia con modelli più performanti si ottiene questo salto delle due classi. Bisogna fare una comunicazione all'ENEA, eh, questo lo si fa anche alla fine dei lavori, entro 90 giorni dalla fine dei lavori l'ENEA è diciamo, l'organismo che certifica, eh, che ci dà un visto di conformità sulla parte tecnica. E poi bisogna fare una comunicazione chiaramente all'Agenzia delle Entrate per ottenere il visto di conformità qualora si scelga una delle soluzioni di cessione del credito. Quindi eh, dopo i lavori, appunto, c'è questa attestazione di prestazione energetica dopo l'intervento e lo si deve comunicare all'ENEA. Una nota dolente per i tecnici è il fatto che tutte queste operazioni obbligano eh, i tecnici asseveratori a eh, stipulare una assicurazione. Che quindi cautela, se vogliamo, il condominio in generale e i privati cittadini che si, eh, si affidano ad un tecnico, qualora per un qualsiasi problema, un qualsiasi errore eh, l'Agenzia delle Entrate non ammetta al beneficio del 110% gli interventi eseguiti. Gli interventi sono divisi in due categorie, gli interventi trainanti e gli interventi trainati. Gli interventi trainanti sono sostanzialmente tre. L'isolamento termico di almeno il 25% della superficie opaca dell'edificio. Vale dire, la superficie opaca sono i muri esterni, escluse le finestre. Eh, quindi rientrano il cappotto, i pavimenti, i sottotetti, l'isolamento termico. Le altre, altre due voci trainanti, considerate trainanti, sono la sostituzione della caldaia centralizzata, impianti di microgenerazione e collettori solari. Il terzo tipo di intervento trainante è la sostituzione della caldaia con modelli a condensazione o a pompa di calore, impianti geotermici. Quindi, stiamo parlando di sostituzione. Questo è un altro aspetto che è un po' delicato. Non si può, eh, non si può eh, accedere all'eco bonus 110% se, ad esempio, l'immobile non ha una caldaia. Può succedere, magari a Cinisello sarà impossibile, però. In altri comuni d'Italia magari non c'era l'impianto eh, di, di riscaldamento, non si può accedere all'eco bonus se manca una caldaia da sostituire. Quindi eh, l'Agenzia delle Entrate molto precisa ha detto sostituzione. Poi esistono degli interventi invece trainati. Gli interventi trainati sono degli interventi aggiuntivi che possono rientrare anche loro nell'ecobonus 110%, che sono appunto la sostituzione degli infissi. Eh, i pannelli fotovoltaici con impianti di accumulo di energia, quindi le batterie eh, e poi ci sono anche gli impianti di ricarica elettrica di veicoli elettrici. Anche lì ogni intervento ha una serie di limiti, eh, di, limiti eh, di spesa che sono stati indicati nei, negli allegati alla legge. Anche gli impianti di domotica sono inseriti all'interno del degli interventi trainati. Quindi si spera eh, che almeno uno o due interventi trainanti siano gli interventi necessari per far scendere di due classi energetiche, cioè far risparmiare i cittadini, per poter poi pensare anche a degli interventi trainati, visto che questa operazione permette di superare i, i vecchi bonus eh, che invece erano inferiori al 110%. Ecco, parlavamo dei limiti di spesa, eh, io mi sono concentrato sui limiti di spesa eh, relativi ad un condominio e sull'isolamento termico, per cui eh, per gli edifici unifamiliari, quindi una, una villetta oppure una... Diciamo um, una serie di villette che, sono funziona che siano funzionalmente indipendenti, eh, per l'isolamento termico il limite è 50.000 euro. Per i condomini da 2 a 8 unità immobiliari il limite è 40.000 euro per ogni unità immobiliare, quindi diciamo, se fossero due la spesa totale ammissibile sarebbe 80.000 euro. Per eh, invece gli edifici che hanno più di 8 unità immobiliari, il limite di spesa è 30.000 euro, quindi 30.000 moltiplicato per il numero di appartamenti di un condominio. Per gli interventi trainati, eh, ad esempio, ci sono questi 2.400 euro per kilowatt per l'impianto solare, per ciascuna unità immobiliare, parliamo sempre del condominio. E 3000 euro per gli impianti di ricarica di veicoli elettrici. Eh, ci sono altri limiti, ad esempio 1000 euro a kilowatt per eh, gli impianti di accumulo, questi sono quelli principali che eh, possono interessare la maggior parte delle persone. Quindi esistono dei limiti di spesa per ogni unità immobiliare e quindi è importante capire che se in un edificio ci sono almeno due appartamenti, è già un condominio, è già considerato un condominio perché ce lo dice il codice civile. Che cosa si può fare stabilito, una volta stabilito un preventivo di spesa con interventi trainanti o trainati? Si possono scegliere tre possibilità. Eh, il primo è quello di dire che l'intervento complessivo costa 100, ho i soldi per pagarlo e quindi ottengo un beneficio fiscale nei cinque anni successivi alla mia dichiarazione dei redditi, quindi ho una detrazione nell'IRPEF o nell'IRES in rate costanti nei successivi cinque anni. A questo punto il credito d'imposta è direttamente imputato a chi ha effettuato la spesa e quindi abbiamo questa eh, possibilità diretta. Vale dire se ho speso 100 euro. Nei prossimi cinque anni dovrò dividere 110 euro di sconto nelle tasse in cinque rate costanti. Questa è un'operazione delicata perché uno deve avere anche le tasse da pagare, perché se magari non ha i redditi sufficienti per assorbire il, il credito d'imposta annuale, quel credito d'imposta residuo non lo può trasferire all'anno successivo, lo perde. In sostanza se ho un credito d'imposta di 10.000 euro all'anno per 5 anni e ho 2.000 euro di tasse da pagare, di IRPEF da pagare, eh, io non pago i 2.000 euro allo Stato, però perdo gli 8.000 che non sono riuscito a raggiungere per il mio credito d'imposta. Quindi bisogna fare bene i calcoli quando si stabilisce esattamente il pagamento diretto. La seconda possibilità è lo sconto in fattura da parte dei fornitori. Vale a dire Il lavoro costa 100, il fornitore può fare uno sconto del 100% o anche meno, se si sceglie e se si concorda uno sconto inferiore, non può fare uno sconto del 110%, lo, fa, lo può fare al massimo del 100% della spesa e a quel punto è il fornitore che acquisisce il credito d'imposta del 110% nei cinque anni successivi. La terza opzione è quella di fare un'accessione del credito d'imposta ad, ad una ESCO, ad un general contractor oppure a una banca. Eh, anche qui ci sono diverse banche che ormai si sono mosse per finanziare questi interventi e nel nella legge di conversione eh, lo Stato ha stabilito anche alcuni criteri. Per dire, non bisogna finanziare interamente da subito l'intervento, ma lo si può fare in stati di avanzamento. Gli stati di avanzamento possono essere al massimo due e devono essere almeno del 30%. Quindi un lavoro che costa 100, 33 il primo stato di avanzamento dei lavori, 33 il secondo e eh, 33 il saldo lavori. Quindi anche il finanziamento da parte di una banca può essere progressivo. E, e qui abbiamo ho messo nella mia presentazione le tre possibilità. Quindi il, il fatto che molti credano è tutto gratis non è esattamente così. Nelle condizioni ideali, e migliori, il condominio può, il condomino può anche spendere nulla, nelle condizioni più reali qualcosa dovrà spendere. Però eh, lo vediamo che sarà abbastanza irrisorio. Una nota importante è che quando si ottiene, eh, si sceglie la cessione del credito, se si sceglie la cessione del credito, eh, il credito passa a chi lo ha acquisito. Se si sceglie di non fare la cessione del credito immediatamente, quindi si decide di pagare eh, magari a rate una, un intervento, si può fare la cessione del credito anche successivamente, anche parzialmente. Lo si può fare però solo una volta, quindi si può cambiare idea solo una volta. Una volta che si è cambiato idea non si può più tornare indietro. Qui no, non so se si vedrà bene. Ho, ho messo un esempio pratico: cioè un condominio di 50 appartamenti, eh, diciamo con tutti gli stessi millesimi, una cosa impossibile nella realtà perché di solito ci sono sempre. Altre, eh, altre tipologie. Però, per semplificare l'esempio, ho preso appunto un condominio con 50 appartamenti che deve, eh, deve realizzare un progetto da 1.200.000 euro. Quindi cappotto termico piuttosto che sostituzione caldaio o infissi. Eh, interamente il condominio ha diritto ad un credito d'imposta del 110%, quindi a fronte di 1.2 milioni di spesa avrà un credito d'imposta totale di 1.320.000 euro. Eh, se non facessimo nulla, ogni eh, condomino spende 24.000 euro e ottiene un credito d'imposta di 26.400 euro. Quindi ottiene un credito d'imposta eh, superiore rispetto a ciò che ha speso però il, condo quindi il condominio eh, può decidere cioè il condomino può decidere di pagare interamente la sua quota e ottenere per se stesso il credito d'imposta che andrà a scalare nei cinque anni successivi in modo maggiorato eh, infatti nel primo esempio cioè, se il, il condomino eh, decide di pagare l'intervento non pagherà le tasse per, cin, per i cinque anni successivi per 5.280 euro. Oppure l'altra opzione, l'opzione 2, il fornitore fa uno sconto del 100% della fattura, quindi il condomino non spende nulla perché fa acquisire al fornitore che quindi si accolla la, la spesa dell'investimento totalmente e quindi è il fornitore che acquisisce il credito d'imposta per 1.320.000 euro, quindi c'è diciamo, un vantaggio per il fornitore se ha la possibilità di investire in questo intervento. Oppure il fornitore può fare uno sconto parziale in fattura e a questo punto eh, qui ho previsto ad esempio, un, eh, ad esempio uno sconto dell'80%. Ciascun condomino paga il 20% dell'intervento che in questo caso equivale a 4.800 euro, ma ottiene, il condomino ottiene un credito di imposta di 5.280 euro, vale a dire che ha un vantaggio fiscale anche il condomino che paga la porzione di intervento. Eh, quindi non si pagano tasse per 1.056 euro per i, i successivi 5 anni. Il fornitore acquista il credito d'imposta del 110% sempre per i cinque anni successivi. L'ultimo esempio è il condominio in generale propone una cessione eh, ad un prestito alla banca. Tra l'altro la scelta è individuale, quindi non è necessario stabilire queste, queste regole. La cessione del credito normalmente dalle banche non viene fatta al 110%, viene fatta... Mediamente al 102%, io ho visto le offerte di una decina di banche, siamo tra il 100 e il 102,5%, quindi la media è 102%. Eh, che cosa, bisogna, cosa comporta questo? Comporta una, una piccola, un piccolo finanziamento che intercorre dal momento del finanziamento fino all'accettazione del visto di for, conformità da parte dell'Agenzia delle Entrate. E normalmente i tassi di interesse sono anche lì vicini al 3%, un po' meno, eh, comunque siamo intorno al 3%. Quindi ogni condomino, invece di non spendere nulla o pagare 24.000 euro per questo tipo di intervento che costa 1.200.000, pagherà 720 euro. Il credito d'imposta viene eh, girato alla banca, che quindi ne usufruirà nei 5 anni successivi. Una cosa importante è il concetto di cassa e competenza. I privati che accedono all'ecobonus eh, hanno come criterio il criterio di cassa, vale dire eh, il credito di imposta nasce quando uno comincia a pagare qualcosa. E, eh, ovviamente i bonifici eh, devono essere fatti considerati bonifici parlanti, quindi sono fatti con un certo criterio. Eh, invece per le, le banche o per, o per gli altri soggetti eh, si usa il criterio per competenza, che non è più per cassa ma è per competenza. Questo è la, il concetto di cessione del credito. Diciamo che nelle condizioni ideali si potrebbe anche non spendere nulla. Eh, nella realtà eh, se si opta per la cessione di, del credito d'imposta ad un terzo, che può essere una società finanziaria o una banca, Potrebbe esserci un piccolo costo che però oggettivamente io eh, spenderei volentieri 700 euro per fare un lavoro da 1.200.000 euro per tutto il mio condominio. Quindi questi sono i contorni generali della legge. Grazie per l'attenzione. Io darei la parola a questo punto al, a, al, al dottor Leonardo Caruso che è il presidente di Anaci Milano che ci darà qualche indicazione visto che stiamo parlando di condomini. Grazie. Grazie Assessore, Beh, intanto saluto tutti i cittadini che sono collegati e che ci stanno ascoltando. Beh, mh, intanto giusto, il mio sarà un intervento chiaramente introduttivo eh, rispetto agli interventi che faranno poi i nostri colleghi dell'Associazione. Dell Applaudo intanto all'iniziativa e all'interesse di questa amministrazione verso un tema fondamentale e verso il pubblico, verso il pubblico che è quello dei cittadini e dei condomini rispetto come appunto ad una, ad una grande opportunità e parto proprio dal, dal, dal titolo, dico, super bonus, una grande opportunità per Cinisello Balsamo. Eh, alcuni dati in realtà eh, che forse sfuggono a molti, eh, l'80% degli italiani vive, vive in condominio. Eh, nella stragrande maggioranza dei casi considerate che la prima legge sul risparmio energetico a fronte della crisi energetica fu quella, la 373 del 76. Sono dovuti passare altri 15 anni per arrivare alla legge 10 del 91 e poi altri due anni per arrivare alla, al DPR 412 e da lì iniziare a parlare in realtà di progettazione eh, di energia e di impianti all'interno del, del condominio. Eh, un patrimonio immobiliare immenso, vetusto, non più idoneo da un punto di vista energetico, ma soprattutto da un punto di vista della sicurezza. Eh, se dovessimo oggi fare una domanda al cittadino medio, al condomino, e dire se è più importante un edificio energeticamente... Eh, vantaggioso o sicuro io non avrei dubbi, tutti opterebbero per la sicurezza. Ma sicurezza ed energia e risparmio vanno evidentemente di pari passo. In questi 50 anni, 60 anni è mancata purtroppo la manutenzione programmata degli edifici ed ecco che quando si è iniziato a parlare effettivamente di energie e di risparmio, ahimè, il 70, quasi l'80% dei condomini erano già andati perché erano già stati costruiti. Ci troviamo di fronte ad una grande opportunità che è quella di poter riqualificare il patrimonio edilizio in maniera completa. Quello che ci piace è pensare eh, a questa opportunità come l'occasione per non pensare soltanto all'edificio, all'involucro, ma guardare anche tutto quello che si nasconde dietro. Eh, penso agli impianti, penso per esempio alla domotica, in un condominio dove i cittadini invecchiano sempre di più, è un dato oggettivo, la popolazione invecchia, mh, utilizzare questo momento per pensare anche ad un rifacimento delle strutture interne, quindi al cablaggio strutturato del, degli impianti, la domotica, l'abbattimento delle barriere architettoniche, sono tutti interventi questi che non possono non essere presi in considerazione. Stiamo assistendo, ahimè, in alcuni casi ad un interesse mirato alla semplice superficie opaca e verticale, monto il ponteggio e faccio le facciate, sbagliato. Bisogna invece approfittare di questa opportunità per pensare al condominio nel suo insieme. Eh, non possiamo, come dicevo prima, non tenere conto appunto, di tutte quelle che sono le problematiche all'interno del condominio e questo è il momento migliore, dopo 40 anni, 50 anni o 60 anni, per poterlo affrontare in maniera eh, strutturata. Guai se non prendessimo in considerazione un'opportunità come questa. E, m, mi limito a fare semplicemente degli impianti. Abbiamo impianti di riscaldamento che sono ormai vetusti, che siano a radiatorio, che siano a pannelli, abbiamo impianti di produzione dell'acqua calda sanitaria che sono ormai vecchi, e, ci sono gli impianti degli ascensori. Perché dico questo? Perché come diceva giustamente l'assessore, questo intervento potrebbe in alcuni casi non essere un intervento a costo zero. Eh, si è fatta in tutti questi mesi eh, una pubblicità eh, in alcuni casi forse un po' troppo azzardata, tutto gratis, tutto gratis. Ecco che in realtà qualcosa potrebbe costare al condomino. Ma se consideriamo. Eh, che quel qualcosa è un qualcosa di molto contenuto rispetto a quello che è il risultato finale che possiamo ottenere, è evidente che non ci dobbiamo preoccupare di questo, non ci dobbiamo spaventare e dobbiamo pensare proprio eh, a non dimenticarci di nulla. Che cosa è importante in tutto questo? È importante evidentemente la progettazione, non dimenticarsi assolutamente di nulla, avere la, eh, il controllo della progettazione. Io mi permetto solo di dare dei consigli perché... E questa sera purtroppo non abbiamo la possibilità di avere il pubblico, sarebbe stato carino e interessante anche per poi poterci confrontare con questioni, dubbi e perplessità. Ma, eh, il nostro compito è anche un po' quello, cioè mh, far sì che il condominio mantenga il controllo di tutte le fasi, dalla progettazione fino all'esecuzione finale e fino a controllare evidentemente anche che è, quello che è il risultato finale, cioè avere la garanzia e la certezza di quelli che sono i numeri. C'è stato detto che dopo questo intervento avremmo raggiunto questi risultati, avremmo ottenuto questi risparmi e quei risparmi e quei risultati devono essere garantiti. Eh pena, eh, voglio dire, pensare anche al fatto che comunque, chi ha sbagliato paghi, cioè è arrivato il momento insomma, di fare in modo che eh, ai fatti, alle parole seguano effettivamente eh, i fatti. Non vi nascondo che in questo periodo, come ben sapete, le difficoltà sono tantissime. Questo periodo di Covid, il lockdown precedente e questa impennata eh, delle infezioni sta ulteriormente creando all'interno del condominio notevoli eh, problematiche. Eh, una di queste è l'assemblea di condominio. Quello che noi diciamo ai condomini è non abbiate... Fretta di, di correre, non vi preoccupate, anche perché questo intervento deve necessariamente eh, ottenere la proroga, cioè immaginare che il tutto si concluda il 31 dicembre del 2021 è impensabile. Eh, gli interventi, la progettazione degli impianti, la scelta delle imprese, il processo di coinvolgimento dei condomini. Pensate che eh, le ultime disposizioni prevedono che in questi casi è possibile ottenere la delibera con la maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno un terzo del valore dell'edificio. Sì è vero, però a noi piacerebbe l'idea che questa... Eh, soluzione che queste scelte non venissero viste come una forzatura ma come un processo di coinvolgimento di, di, di partecipazione non dimentichiamoci che l'investimento della casa è l'investimento più importante nella vita media dell'italiano stiamo parlando di eh, 30 anni di sacrifici per chi compra la casa adesso stiamo parlando di un sacrificio già fatto da parte dei nostri padri o dei nostri nonni che verrà lasciato ai propri figli non possiamo voglio dire eh, abbandonare o lasciare eh, il valore più importante e più prezioso che abbiamo in balia degli eventi. Dobbiamo cercare di avere il controllo e ci piacerebbe che questo percorso venisse in qualche modo condiviso nelle miriadi di difficoltà, nelle, anche nelle divergenze, ma condiviso, condiviso per arrivare insieme a ottenere un, 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 un risultato finale che è non solo qualità ambientale, benessere, rating immobiliare e soprattutto anche risparmio e ambiente, perché questo è anche il tema che ci interessa. Il processo di decarbonatazione del Paese non può che passare attraverso la riqualificazione energetica e strutturale del patrimonio edilizio italiano. Come abbiamo detto prima, l'80% degli italiani vive in condominio, il condominio è fatto di case e mattoni, questi condomini sono stati costruiti in anni in cui di energia e di risparmio e di sicurezza non se ne parlava ed ecco che vanno rimessi in sesto. E questo è il momento migliore per poter affrontare questo tema. Per cui dicevo, l'assemblea di condominio è una difficoltà. Eh, sapete bene che l'ultimo DPCM insomma, eh, ci costringe a fare un attimino un passo indietro, sono state introdotte le assemblee online ma con il consenso preventivo da parte di tutti gli aventi di diritto. Queste cose le dico perché gli amministratori di condominio sono tempestati in questo periodo di richieste per convocare le assemblee di condominio. Dicevo prima, non abbiate fretta. Concedetevi il tempo che è necessario ma soprattutto lasciate all'amministratore e, alla e ai tecnici che vengono poi incaricati la possibilità di poter pensare, progettare, analizzare con il tempo che è necessario il vostro condominio, affinché si possa arrivare a presentare poi alle assemblee successive l'unica soluzione, la soluzione migliore, l'unica soluzione attuabile. E sulla finanziabilità delle opere, come diceva prima l'assessore nella sua presentazione, ci sono diverse opportunità, ma di questo non mi addentrerò perché poi è materia di chi eh, verrà dopo di me. Mi limito semplicemente appunto a ritornare a tutti eh, che questa opportunità deve essere in un qualche modo appunto eh, condivisa. Io magari mi fermo in questa parte, poi ci sarà magari occasione per poter affrontare eh, gli altri temi. Eh, nella parte della progettazione interessantissimo noi abbiamo eh, chiesto e ottenuto ampie garanzie e collaborazione da parte dell'amministrazione eh, comunale su quelle che saranno poi le procedure, per lo, lo snellimento delle, delle procedure, perché uno degli aspetti importanti è proprio questo, cioè fare in modo che la pratica segua il suo corso ma quanto più possibile in maniera celere, perché i tempi sono effettivamente stretti, i tempi per le delibere sono importanti, i tempi per le progettazioni sono altrettanto importanti ed è necessario che anche laddove ci sia un problema questo problema possa essere affrontato, gestito e risolto nel migliore, nel, nel migliore e nel minor tempo possibile. Eh, io lascerei per il momento la parola agli altri e poi, insomma, se avremo modo, magari con qualche confronto così tra di noi eh, affronteremo gli altri temi. Grazie. Grazie, dottor Caruso. Eh, ne approfitto perché noi aspettavamo il sindaco per eh, i saluti, lui ci teneva moltissimo a venire. Eh, voi potete immaginare che con questa eh, emergenza oggi l'ha tenuto impegnato veramente all'infinito e anche stasera non ha potuto venire. Porta i suoi saluti perché lui ci tiene moltissimo a questo tipo di iniziativa, proprio per il fatto che si rende conto, da, per primo il sindaco, che il nostro patrimonio edilizio deve essere in qualche modo riqualificato. E quindi niente, lo salutiamo noi eh, quando ci sentirà, quando ci vedrà. Eh, dicevo, sulla parte eh, che cosa può fare il comune? Io chiaramente sapete benissimo che ho eh, attivato tutta una serie di, di sensibilità su questo aspetto. Ci tengo a dire, però, che il Comune, eh, non è l'ufficio informazioni, questo è importantissimo perché mh, già stanno arrivando eh, telefonate, email, di informazioni da parte di, di cittadini, ma anche di qualche tecnico. Io dico: eh, fate lavorare i vostri tecnici per cui non, non si deve scaricare sull'ufficio tecnico il fatto di eh, cercare il certificato di agibilità. Cioè, il tecnico deve eh, lavorare bene e non, non si può venire in ufficio tecnico e dire: Ma posso fare questo, questa sostituzione di caldaia? No, cioè, il tecnico sa benissimo, visto che è un professionista, sa benissimo quali sono le condizioni iniziali di partenza e quali sono le condizioni finali. Ci sono dei software. A disposizione, quindi le pratiche: mi è stato assolutamente garantito che le pratiche, quando verranno presentate all'ufficio tecnico, verranno, eh, diciamo, istruite nel più breve tempo possibile. Addirittura, il nostro dirigente all'urbanistica ha detto: Io le firmo in giornata se hanno tutti i requisiti eh, previsti. Quindi diciamo che più, più efficace di così non si può, assolutamente. Io darei la parola a questo punto al dottor Luigi Donzelli che è un esperto di aspetti fiscali e sono diciamo, forse gli aspetti che interessano di più i condomini eh, che è anche tesoriere della sede ANACI di Milano. Prego. Buonasera, eh, saluto i cittadini collegati di Cinisello. Eh, sì, la parte fiscale è indubbiamente eh, la parte mh, che suscita più eh, quesiti e più eh, domande eh, da parte non solo del, dei cittadini e dei contribuenti, ma anche da parte del, degli, degli stessi esperti. Io vorrei fare una premessa. Questo tipo di ehm, diciamo, progetto, questo tipo di ehm, iniziativa eh, conseguente all'approvazione del decreto legge 34, che è, viene definita comunemente super eco bonus, in realtà è eh, figlia di eh, tutta una serie di eh, iniziative. Eh, che nascono ormai, come diceva eh, il Presidente Caruso, da oltre vent'anni. Eh, cioè, eh, sono più di vent'anni che il condominio è oggetto di eh, possibili interventi di riqualificazione del patrimonio edilizio, di eh, riqualificazione energetica, di eh, riqualificazione del verde che eh, consentono eh, di poter usufruire per una parte delle spese di una detrazione che altro non è che una possibilità di riduzione delle imposte eh, da pagare. Quindi in realtà noi ci troviamo di fronte a eh, una eh, norma che ha solo allargato le, le percentuali. Ma una norma che già eh, eh, prima ancora del, del decreto, legge 34, aveva e dava po enormi possibilità, eh, vorrei ricordare. Eh, che quest'anno vi era la possibilità di riqualificazione energetica dei fabbricati con una detrazione del 70, fino all'85%, dal 70 all'85% e con ehm, il, il pagamento mh, della, della sola quota rimanente. Quindi il 70% poteva essere oggetto, come per il 100% oggi, di cessione. Eh, al, al fornitore che esegue i lavori addirittura nel 2019 eh, la, era stata introdotta per il primo anno la possibilità di sconto eh, pagamento attraverso sconto quindi eh, la norma dell'eco bonus non ha fatto altro che allargare le percentuali e, eh, di eh, qualcosa che già esisteva però eh, l'eccezionalità eh, della norma dove sta? L'eccezionalità della norma sta che nel fatto che insieme all'ECO bonus eh, vi sono interventi di cui eh, stasera non parleremo, ma sono ad esempio interventi che, inter che agiscono. Il fabbricato, il cosiddetto, il cosiddetto sisma bonus. Quindi noi potremmo avere un mix di interventi, ecobonus e sisma bonus, che danno la possibilità veramente di riqualificare il fabbricato, non solo dal punto di vista energetico, ma dal punto di vista della sicurezza, che, come ha detto il Presidente, spesso viene privilegiata rispetto alla riqualificazione energetica. Ma eh, con eh, il decreto legge eh, rilancio eh, vi è la possibilità di intervenire anche sulla sicurezza con eh, una, delle detrazioni eh, estremamente interessanti. E il mix delle due, eh, delle due norme, EcoBonus e SismaBonus, danno veramente la possibilità di riqualificare in un modo eccezionale il fabbricato. C'è il problema eh, che, dal punto di vista delle tempistiche, è un problema eh, non, non da poco, perché il, eh, la norma prevede una, una chiusura entro il 31-12 del 2021. Ora, il fatto che eh, nel, eh, nella mh, legge di, eh, di bilancio, nelle, mh, nelle bozze con, di, di cui si è parlato ieri o l'altrieri non vi fosse nessun accenno alla, alla proroga relativa all'eco bonus... Eh, probabilmente eh, ha preoccupato molto gli operatori, soprattutto ha preoccupato eh, non solo i cittadini ma anche le imprese che si trovano a dover programmare interventi importanti e avere un lasso di tempo eh, temporale estremamente ridotto. Il lasso di tempo temporale ridotto vuol dire... Trovare imprese che siano disponibili a firmare un contratto dove vi sia un impegno a eseguire i lavori e a terminarli entro il 31-12-2021. Ricordiamo che per poter avere l'eco bonus, per poter usufruire della detrazione, i lavori devono essere terminati entro 31-12-2021, non è sufficiente che vengano pagati, nonostante vi sia un principio di cassa nel, nel, per quanto riguarda l'eco bonus, vi, vi è la condizione essenziale che i lavori debbano essere terminati. Quindi l'impresa che si accinge a firmare un contratto deve necessariamente accettare una clausola contrattuale che preveda l'obbligo eh, di eh, terminarli entro, quel term entro quella data, salvo l'applicazione non solo di sanzioni, ma degli effetti a catena eh, che sarebbero una tragedia non solo per i condomini, ma anche per, eh, per le imprese. Perché vorrebbe dire eh, cadere in un anno fiscale nuovo dove eh, magari non vi è più la possibilità di poter usufruire delle detrazioni al 110%, con eh, l'onere da parte dei condomini di dover pagare quello che si è aspettavano di non pagare, quindi potete immaginare quali possono essere i rischi e le conseguenze. Quindi prima di tutto oggi tro ci troviamo in una situazione in cui non è facile trovare imprese eh, che siano in grado di programmare e prospettare l'intervento da qui al 31-2021 impegnandosi a realizzarlo e a terminarlo entro quella data. Quindi questo è un primo punto perché la, la bontà della norma non può non fare i conti con eh, chi poi debba eseguire i lavori, perché altrimenti si rischia di fare molte valutazioni di, di, di carattere teorico che coinvolgono architetti, ingegneri, commercialisti, fiscalisti, eh, finanziari e banche, ma poi non vi è l'impresa che possa eseguire i lavori. Quindi eh, questo è assolutamente fondamentale, un'impresa che possa eseguire i lavori e che possa. Farsi carico ovviamente del, uh, del, del credito come forma di pagamento. E qui entra la mia, uh, diciamo, la, la mia competenza di fiscalista, nello spiegare ai cittadini cosa vuol dire uh, credito e sconto in fattura. Allora, nel momento in cui ognuno di voi avrà esperienza di quello che è la detrazione fiscale nel condominio, perché avrete fatto sicuramente lavori di sistemazione della facciata, sistemazione del tetto, sistemazione del cortile e ognuno di voi avrà avuto una percentuale che negli anni è passata dal 36, 41, al 36-41 al 50-65% delle percentuali che sono state eh, certificate dal vostro amministratore di condominio e voi questa detrazione l'avete portata in 5 o in 10 anni in riduzione delle tasse da pagare. Chi fa il 730 precompilato sa bene che addirittura questa detrazione viene trasmessa dall'amministratore di condominio all'agenzia delle entrate e il contribuente trova l'ammontare della detrazione nella propria dichiarazione 730 precompilata che tutti conosciamo conosciamo cosa vuol dire detrazione la novità dove sta? che questa detrazione può essere trasformata la detrazione che è in capo al condomino che è il beneficiario primo può essere trasformata su volontà del, del condomino stesso in credito, in credito cedibile. Quindi io condomino posso decidere nel momento in cui il mio condominio sviluppa un progetto di ecobonus e la mia parte di spesa ammonta a 1000 euro, posso decidere questi 1000 euro di trattenerli, quindi di farli eh, essere quello che sono sempre stati, una detrazione e recuperarla nel caso dell'ecobonus in 5 anni con un beneficio del 10%, perché lo Stato mi riconosce un, un surplus da qui super ecobonus dal 100 al 110% mi riconosce un surplus del 10% e quindi i miei 1000 euro diventano 1100 euro che recupero in 5 anni quindi fin qua nulla è cambiato rispetto al passato se non, se non la percentuale invece di recuperare il 50, il 60, il 36% ora vado a recuperare il 110% in 5 anni bene, questa detrazione e qui sta la novità io la posso trasformare in un credito cedibile cioè questa detrazione diventa come una fish una fish del casino che io posso usare come forma di pagamento nei confronti dell'impresa de, 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 de che esegue i lavori, o posso addirittura cederla a un soggetto terzo. Fino all'anno passato questa cessione poteva venire solo in chi, eh, o all'impresa o a chi faceva parte della filiera dell'impresa quindi subappaltatori. E solo i cittadini incapienti, cioè coloro che non avevano imposte da pagare, potevano cedere questa fiche, eh, questa detrazione anche alle banche. E qui un primo tassello dell'eccezionalità. Ora può essere ceduta a chiunque. Quindi io... Eh, con domino posso cedere in mia, in la mia detrazione del, di 1100 euro, la posso cedere alle banche, la posso cedere all'impresa, la posso cedere a un soggetto terzo, la posso cedere al mio dentista, al mio commercialista, la posso cedere a chiunque. Quindi, perché diventa forma e strumento di, eh, diciamo, di valutazione economica mia. Io posso ritenere conveniente cederlo alla posta, oggi la posta è uscita con una proposta di 103 euro addirittura, e posso cederlo alla mia banca a 102 euro, posso cederlo al mio dentista a 98 euro perché una forma, diventa una forma di pagamento, diventa, quasi diventa uno strumento moneta fiscale. Ora è evidente che questa trasformazione della ritrazione in cessione. È un passaggio eh, estremamente importante, allargato a tutti. Ma addirittura la detrazione eh, diventa in, in, in un'altra forma: contributo. Cioè la detrazione può diventare contributo. Quindi, nel momento in cui diventa contributo, io la posso usare come eh, contributo da riconoscere, eh, da utilizzare sotto forma di sconto. Cioè, quindi io questo contributo lo utilizzo. Per richiedere all'impresa che ha eseguito i lavori lo sconto pari alla, fino, fino a montare pari al massimo dell'importo eh, dei, dei lavori stessi. Quindi, se l'impresa mi fa un lavoro in eco bonus da 100.000 euro e la mia quota, mia quota di singolo condomino è di 10.000 euro, io questi 10.000 euro, trasformati, la mia detrazione, trasformata in contributo, può diventare sconto, richiesta di sconto in fattura. Perché dico io singolo condomino? Perché la, la, lo sconto, così come la trasformazione della detrazione in credito, è un'espressione del singolo condomino, è una volontà del singolo condomino. Cioè non, è, eh, non può essere una delibera assembleare che vincoli tutti i condomini a fare tutti la stessa cosa. È, è evidente, e ovvio che la cosa migliore e la cosa più opportuna... Che vi consiglio e che diciamo, è nello spirito e nella razza della norma, è quella che il condominio agisca in modo abbastanza uniforme, ad esempio adottando come forma di pagamento la trasformazione della detrazione in sconto, cioè in contributo che viene scontato dal fornitore. Quella è la forma più semplice. Quindi, prima di tutto, nel momento in cui voi vi, trovate, vi troverete con il vostro amministratore nel decidere cosa fare, della vostra detrazione sappiate che siete liberi di poter utilizzare la, la vostra detrazione come ritenete potete cederla all'ufficio postale potete cederla alla banca evidentemente tutti gli adempimenti connessi alla cessione saranno un vostro onere oppure potrete nel caso in cui veicolate la vostra detrazione alla volontà eh, condominiale potrete aderire alla, a una delibera assembleare che preliminarmente nel verbale dichiarerà che la forma adottata dal condominio è lo sconto in fattura. Salvo che qualche condomino decida di scegliere una strada diversa. Quindi questo è, la prima, è il primo eh, eh, diciamo suggerimento importante. Fate deliberare quale, quale deve essere la forma: o sconto in fattura o cessione del credito. Lo sconto in fattura è la forma più semplice. Perché nel momento in cui è accettata dall'impresa, ovviamente la condizione è che l'impresa l'accetti preliminarmente, nel momento in cui è accettata dall'impresa è la forma più semplice. Perché la forma più semplice? Perché in questo, eh, da quel momento il condomino è liberato da qualunque tipo di adempimento. Perché sarà il pallino passa all'amministratore o all'asseveratore che deve asseverare il, il credito stesso. e questa volontà del condominio viene trasmessa all'Agenzia delle Entrate attraverso un, eh, un modello di comunicazione che si chiama opzione per la, lo sconto, opzione per l'accessione del credito. Una volta che questa volontà viene comunicata al, eh, all'Agenzia delle Entrate, il... L'amministratore non solo comunica la volontà dei propri condomini, ma comunica anche il soggetto che sarà il ricettore del, eh, del, del credito o dello sconto. In questo caso, nel caso di sconto, sarà l'impresa. Quindi con questo modello l'amministratore comunicherà all'agenzia di entrate quali informazioni. Tutti i miei condomini hanno deciso di adottare come forma di pagamento lo sconto. L'impresa che fa, applica lo sconto è la Tizio Caio SRL. La tizia Cavio SRL, dopo che è avvenuta questa comunicazione, si troverà nel proprio cassetto fiscale l'ammontare dei crediti ceduti dai singoli condomini. E quindi, non troverà il codice fiscale del condominio, ma troverà il codice fiscale dei 100 condomini, perché la volontà è sempre dei singoli condomini. e L'imprenditore accetterà i crediti ceduti. Accettando i crediti ceduti, in quel momento il credito diventa fruibile. Ma non utilizzabile perché l'utilizzo del credito può avvenire solo dal primo gennaio dell'anno successivo. Anche qui è importante capire questa cosa perché nel momento in cui voi eh, avete come interlocutore un'impresa che accetta di essere pagata attraverso sconto o cessione del credito, sappiate che questa impresa non potrà utilizzare quel credito, cioè lo potrà cedere a sua volta. Ma chiunque acquisti quel credito, o l'impresa, o un soggetto, o un, o un terzo cessionario, lo potrà utilizzare solo dal primo gennaio dell'anno successivo. Quindi, prima di quella data non potranno essere fatte compensazioni o utilizzi. Quindi, poiché il portale è attivo dal 15 ottobre del 2020 quindi è da tre giorni, da cinque giorni che è possibile fare queste cessioni di credito, se vi fosse oggi un condominio che ha la possibilità, come ha detto l'assessore, di aver maturato il primo step, il primo stato avanzamento lavori pari al 30%, potrebbe già cedere questo credito. Ma l'impresa che acquista il credito, nel caso, o acquista o sconta il primo stato avanzamento lavori, non, non potrebbe utilizzarlo se non dal primo gennaio del 2021. I lavori che si possono fare in condominio. Io, poi eh, sarà l'ingegnere Capretta a, a entrare più nell'aspetto tecnico, però l'importante è i lavori madre, i lavori trainanti, i lavori trainati. Io vorrei chiarire questa cosa. I lavori trainanti sono quelli previsti dall'articolo 119 del decreto legge 34 che abbiamo visto. Principalmente diciamo, quelli che interessano il, spesso il condominio sono il rifacimento della caldaia e il, e il cappotto. In abbinata a questi lavori, cosa vuol dire in abbinata? Se congiuntamente all'esecuzione dei lavori trainanti, quindi ad esempio il cappotto o la caldaia, vengono eseguiti dei lavori trainati e per congiuntamente si intende. Che vengono eseguiti nello stesso periodo, nella stessa forbice temporale che va dal 1 di luglio 2020 al 31 dicembre 2021, e il congiuntamente vuol dire quello: perché se fossero iniziati prima sarebbe un problema. Quindi se vengono iniziati dei lavori trainati, ad esempio il rifacimento dei serramenti, quei lavori trainati godono del super bonus del 110%. Se venissero fatti al di fuori e non congiuntamente. Eh, dai lavori eh, condominali, quindi lavori trainanti, ad esempio il rifacimento dei serramenti, avrebbero la detrazione del 50%. Quindi se io singolo condomino oggi decidessi di rifare i miei serramenti ho il diritto a una detrazione del 50%. Se lo faccio, se questo rifacimento viene fatto congiuntamente ai, ai dei lavori in ecobonus che sta facendo il mio condominio in questo momento, il mio 50% di detrazione di default diventa 110%. Quindi il congiuntamento trasforma il lavoro trainato da detrazione eh, normale in super detrazione. <coughs> Qui eh, si apre eh, un discorso che sfocia un po' su, su aspetti di carattere legale, però sono importanti perché molti quesiti vengono posti e coinvolgono anche l'amministrazione sugli ehm, abusi di vizi. Perché in, ehm, il, la norma, eh, prima che venisse riformata dal decreto di agosto del, che è entrato in vigore il 13 ottobre del 2020, eh, la norma... Esc eh, escludeva la possibilità di usufruire del super bonus energetico in presenza di eh, difformità urbanistiche. Ora, poiché le difformità urbanistiche possono essere di due tipi, sulle parti comuni e, e difformità urbanistica e sulle parti private, il decreto legge, ma era nello spirito della norma e anche nella razza della norma, ha eh, eh, circoscritto la difformità urbanistica alle parti, eh, alle parti comuni. Questo non vuol dire che l'asseveratore non deve chiudere gli occhi e non vedere le difformità delle parti private. Però il principio è che nel momento in cui io faccio interventi sulle parti eh, in ecobonus, ad esempio il cappotto, l'asseveratore verifica le la difformità sulle parti comuni. Cioè non ha la necessità per un intervento. Eh, in ecobonus sul cappotto, di andare a controllare che all'interno dei singoli appartamenti i, i condomini abbiano o no difformità di carattere urbanistico. Quando diventa, può diventare rilevante la difformità urbanistica? Quando faccio lavori trainati, perché se faccio dei lavori trainati, a, sta a significare che io eh, traino. Nel, eh, nei lavori eh, sulle parti comuni dei lavori privati che avrebbero un percorso loro particolare ma congiuntamente ai lavori condominiari trainanti mi, eh, eh, diventano al 110%. Allora in questo caso l'eventuale difformità urbanistica può diventare rilevante per rendere il credito del lavoro trainato tossico o non tossico, nel senso che quel credito se è eh, arriva da un condominio che ha commesso un abuso urbanistico è un credito che eh, è soggetto, non ha requisiti soggettivi quindi è un, è un credito che può essere oggetto di ehm, re revoca del, del credito stesso perché quel condomino ha un abuso, ha una condizione che gli rende eh, impossibile eh, usufruire di una detrazione fiscale ma questa non è una novità esiste dal, dal 97 cioè il fatto che eh, noi eh, per 23 anni abbiamo usufruito di detrazioni senza mai porci questa questione, eh, eh, non è che la questione è nata oggi, c'è sempre stata, evidentemente la serietà della, della norma e la serietà anche del legislatore nel voler applicare questa norma e la, volerla renderla efficace ha previsto, ha, ha reso ancora più sensibili gli operatori su un aspetto che però esisteva già. Quindi, io a volte mi stupisco di come i tecnici, molti tecnici pongano queste questioni come se fosse la prima volta. Erano tutte questioni che esistevano già, esistevano semplicemente forse con un po' di superficialità, a volte non venivano, non li veniva data la giusta importanza. Quindi abusi sulle parti comuni, abusi sulle parti eh, private. Sono aspetti che vanno tenuti distinti, sono aspetti di cui evidentemente l'asseveratore ne deve tener conto. E qui entra un po' in gioco la collaborazione anche con le, eh, le amministrazioni comunali. Eh, io la, la realtà di Cinisello non la conosco, conosco un po' le realtà di altri comuni. Eh, diciamo che l'accesso agli atti <coughs> spesso. Eh, non, non dico spesso, però a volte può essere eh, un po' un elemento di ritardo nell'inizio nell della, della cantieristica, anche perché senza alcuni documenti non è, non è possibile presentare la cila o la, a, o la, o la scia e quindi ehm, si è impediti nel dare, dare inizio all'esecuzione all dei lavori stessi. Quindi un altro consiglio che posso dare è quello di eh, eh, programmare. Ancora prima di, cioè, o contestualmente a un'analisi energetica preliminare, un accesso agli atti, cioè non aspettiamo eh, quattro mesi dopo che si è, avuto il, 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 si è deliberato di fare un'analisi energetica eh, preliminare, facciamolo subito l'accesso agli atti, in modo tale che eh, risparmiamo eh, un sacco di tempo e possiamo raccogliere eh, un, un, tutta una serie di informazioni che poi comunque ci serviranno. Perché? Perché la norma su, su cui noi stiamo lavorando è una norma che è talmente seria, a mio parere, che evidentemente ha posto tutta una serie di livelli di salvaguardia, di controllo, ma fatto in modo tale che la, la, la norma venga applicata, funzioni. Quindi noi non abbiamo un unico soggetto, abbiamo una filiera di soggetti che hanno l'obbligo e la facoltà di controllo abbiamo l'asseveratore tecnico abbiamo l'asseveratore eh, per quanto riguarda la congruità dei costi abbiamo il visto di conformità il visto fiscale che è un visto leggero vuol dire che il fiscalista che controlla tutta la documentazione nel qual caso la, la mia figura non deve entrare nel merito cioè io quando controllo la documentazione non è che entro nel merito della legge 10 e dico no la legge 10 è fatta bene o male la legge 10 c'è, bene, la CILA c'è, bene. cioè non, non posso entrare nel merito, devo fare un controllo. Tant'è che si chiama visto, visto leggero, anche perché devo fare un controllo della presenza di tutta quella documentazione fondamentale eh, che per, per avere i requisiti per poter eh, poi accedere alla cessione del credito. Devo verificare che i professionisti abbiano le polizze, che abbiano i massimali corretti, cioè. Però eh, non posso poi eh, verificare se il professionista eh, in passato ha utilizzato eh, o non ha utilizzato, non utilizzato il, la polizza in modo scorretto, ha dichiarato alla sua compagnia. cioè eh, non, è, non entro nel merito. Verifico formalmente tutta una serie di documentazioni e questa, questo visto di conformità eh, fiscale si accompagna alle asseverazioni. Ecco quello che io ho notato, che secondo me è un elemento di criticità. Che le asseverazioni insieme al visto di conformità diventano un pacchetto estremamente eh, oneroso e eh, sui quali eh, non spesso viene fatta un'analisi a, 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 a sua volta di eh, congruità del, del costo perché. Gli asseveratori devono asseverare che sia congruo il costo dell'impresa che fa il cappotto, ma il costo della loro asseverazione, eh, chi, chi la assevera? Il costo della la, la, la congruità del, del fiscalità, chi la assevera? Ecco, io vedo che ci sono grosse realtà che si stanno muovendo, grosse società di consulenza, di revisione che si stanno muovendo, che propongono delle piattaforme. Che nell'immaginario collettivo sono delle piattaforme di ordine perché tutto viene catalogato fino a un semaforo verde che dà l'ok, okay, però queste piattaforme hanno dei costi molto eh, importanti. I condomini potrebbero dire: Ma a noi che importa? È un costo a carico dell'impresa, in ogni caso, però attenzione che se noi prendiamo l'impresa e rosichiamo eh, una percentuale. Per eh, gli asseveratori, una percentuale importante, per la banca, una percentuale per le polizze assicurative, l'impresa rischia di non avere quella, eh, quella marginalità necessaria per chiunque che voglia fare impresa e si rischia poi di avere delle imprese che non portano a termine il loro compito, la loro opera, e questa sarebbe anche qui una eh, iattura. Da, eh, assolutamente da evitare perché nessuno o pochi parlano del fatto che se un cantiere viene iniziato e poi viene sospeso cosa succede? perché io firmo un contratto con un'impresa che mi garantisce come forma di pagamento che accetta come forma di pagamento il credito e se sospende il lavoro cosa succede? posso sostituirla con una nuova impresa e questa domanda troverò una nuova impresa che accetti anch'essa in corso d'opera quindi attenzione che le garanzie Tutte le garanzie devono essere comunque verificate e analizzate. Il fatto che io paghi un'impresa con il credito è sempre moneta per me. Che io lo paghi con lo sconto è moneta. Quindi eh, tutte le condizioni di serietà, di referenza nei confronti dell'impresa devono essere assolutamente oggetto di valutazione. L'ultimo aspetto che vorrei sottolineare è eh, che eh, l'affacciarsi la, diciamo, al mondo finanziario del, del, sia dei condo, al mondo della finanza, sia dei condomini, sia delle imprese. Non è così semplice: nel senso che se voi andate a chiedere a una banca eh, cosa dovete fare per cedere il vostro credito nel momento in cui decidate di, di trattenere la detrazione, vi verrà presentato un elenco di documenti che va dai 40 ai 68 documenti. Questi sono i documenti che chiedono le banche. Oggi eh, le banche si stanno un po' guardando fra di loro perché. Eh, hanno sviluppato dei prodotti, però fondamentalmente si sono tenute un po' delle piccole clausole di salvaguardia. Le clausole di salvaguardia sono in che cosa? Ti offro il 102, però devi eh, caricarmi i documenti in una piattaforma che costa il 5, costa il 6, costa il 7. Ecco. Attenzione perché non sempre quel 102 può essere il, il, il prezzo, il, il, diciamo il, il realizzo eh, finale. E, eh, e anche per quanto riguarda le imprese che, eh, di cui dobbiamo parlare perché tutti gli operatori devono essere soddisfatti dall'applicazione della, dell della norma, anche le imprese hanno delle difficoltà perché si trovano a dover iniziare un cantiere e fra tre mesi avranno maturato il primo stato avanzamento lavori, bene, quel primo stato avanzamento lavori lo potranno cedere ad esempio alla banca il eh, supposto che il condominio abbia ceduto all'impresa il credito. Lo devono cedere alla banca, ma la banca non potrà utilizzarlo se non dal prossimo anno. Quindi la banca tendenzialmente cosa fa? O fa un'anticipazione. Cioè anticipa, fa un finanziamento alla società perché la banca in quel momento compra dall'impresa dall un credito che non può ancora utilizzare. Un credito peraltro non certo, perché la certezza del credito si avrà solo alla fine dei lavori. Se io ho tre stati avanzamento lavori, solo al 31 12 2021, quando avrò ottenuto il miglioramento delle due classi energetiche, potrò dire che è tutto a posto. Quindi ehm, vi è l'eventualità che la banca dica sì, io ti Do dei, dei, dei soldi, ti do liquidità, ma te la do sotto forma di anticipazione. Quindi l'anticipazione ha un costo, eh, eh, sono delle, dei prestiti. Ecco, questi prestiti non solo hanno un costo, ma hanno un limite, perché un'impresa mediamente, e eh, noi sappiamo che le nostre, le nostre PMI, eh, le nostre aziende di piccole dimensioni, hanno, sono affidate per importi irrisori. È evidente che nel momento in cui io Dovessi come impresa avere la necessità di essere affidato per un milione, per due milioni di euro, ho con un unico cantiere esaurito tutto il mio rating creditizio e quindi non ho più la possibilità di andare ad affrontare altri tipi di cantiere. Il rischio quindi, qual è? È che piccole imprese non possano affrontare questo tipo di attività perché non hanno un rating creditizio sufficiente. Grandi imprese, eh, so, non sono molto interessate, enormi imprese e eh, ci, eh, ci troviamo ad avere invece eh, esco che spuntano dal da niente, costituite l'altro giorno, che sono esco energetiche eh, che <ride> si trovano a, ad affrontare lavori da, da milioni di euro senza averne le capacità. Per concludere, centrale la figura dell'amministratore di condominio, cioè l'amministratore di condominio è centrale in tutta questa attività perché non si può non avere un professionista che diventi determinante nel, nel condurre tutta la, la valutazione della filiera che io ho rappresentato e portarla a conoscenza e a filtro dei condomini e, e la, la, la professionalità dell'amministratore è assolutamente determinante in assenza uh, della, di questa professionalità si rischia di affidarsi Uh, a mani aperte a soggetti che magari non hanno, non hanno le giuste competenze grazie grazie dottor Donzelli lei ha toccato delle note dolenti di Cinisello Basmo penso che sia un problema comune a... no no io no, non ho <ride> appunto no, sulla, sulla questione abusi edilizi, no? abusi edilizi in effetti noi, io l'ho spiegato all'inizio c'è da dire che la, diciamo, la legge consente di fare anche una cosa che il singolo abuso edilizio parliamo sempre di un condominio eh, effettuato all'interno di un appartamento in realtà non pregiudica l'accesso all'eco bonus 110% per le parti comuni quindi anche questo va a dire che se ad esempio uno mi ha spostato le pareti di casa e non l'ha comunicato, di fatto è una sorta di abuso edilizio oppure ha fatto, non so, aperto una, un qualcosa che non doveva fare eh, il singolo abuso edilizio non pregiudica l'accesso all'eco all bonus 110% per le parti comuni, vale a dire che si può fare il cappotto anche in quel caso lì. Per quanto riguarda l'accesso agli atti, che è un altro tema delicato, noi purtroppo in questo periodo abbiamo accumulato effettivamente un po' di richieste. Il mio consiglio è eh, sempre di fare l'accesso agli atti quando serve e non solo perché non si ha voglia di andare a scartabellare. Nelle, nei vari documenti. Eh, cioè io mi aspetterei eh, sì accessi agli atti, quelli che servono, ma mi aspetterei più che altro il protocollo di progetti che, devono, che già sono già asseverati e che quindi richiedono solamente una istruttoria che sarà la più veloce possibile da parte del Comune. Eh, sono assolutamente d'accordo sulla produzione eccessiva di documenti, però questa legge purtroppo è, è stata un po' arfazzonata all'inizio ha dato questa illusione del tutto gratuito, e quindi molta gente ha pensato: Beh, allora ma cioè io ho ricevuto telefonate di gente che mi chiedeva ma quando mi arriveranno i soldi dell'ecobonus?", Cioè, forse non hanno capito esattamente come funzionava. Eh, purtroppo eh, abbiamo perso un'occasione, io non lo ripeterò mai di dirlo, non, 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 eh, abbiamo perso l'occasione perché molti di questi documenti. Che sono prodotti all'inizio in cartaceo e poi devono essere trasmessi in digitale. Potevano essere tranquillamente prodotti e trasmessi direttamente in digitale. A noi capita molto spesso che per fare delle pratiche vengano chiesti al comune dei documenti che magari INPS ha già. E quindi dico: ma come? Eh, cioè, tra, tra gli uffici pubblici non ci dovrebbe essere spostamento di carta di documenti, dovrebbero esserci dei, dei collegamenti. Eh, automatici. Invece purtroppo in Italia siamo ancora molto indietro eh, rispetto a questi grandi temi che, che fanno riempire la bocca a molti sulla digitalizzazione. Cioè noi abbiamo addirittura dei tribunali che non hanno la PEC per intenderci, quindi eh, siamo veramente alla preistoria su alcuni aspetti. Noi a Cinesello Bassamo siamo andati un po' oltre, siamo andati fino alla blockchain eh, devo dire che funziona benissimo mi sarei aspettato, ad esempio, sul credito d'imposta un'emissione un digitale di un token da parte dell'Agenzia delle Entrate, che avrebbe permesso il trasferimento di questo credito d'imposta in modo molto più agevole rispetto a quello che eh, è oggi. Purtroppo dobbiamo adeguarci a quello che è eh, oggi l'organizzazione della burocrazia, speriamo in una successiva semplificazione. Eh, Do ora la parola al dottor Zappella, Luca Zappella, che è responsabile della delegazione Naci di Cinisello Balsamo, che è consigliere provinciale della Naci. Grazie. Buonasera. Eh, allora, prima, buonasera a tutti, buonasera a tutti i cittadini collegati. Prima di iniziare devo fare un doveroso ringraziamento al comune di Cinisello Balsamo per l'invito a partecipare a questa iniziativa in particolare ringrazio lei, Assessore Enrico Zonca, per la disponibilità e per la sensibilità che ha avuto eh, sempre nei, con, nei nostri confronti di amministratori per tutte le tematiche condominiali. In qualità di consigliere eh, provinciale di Anaci Milano, rappresento la delegazione degli amministratori eh, di Lo Balsamo, della quale sono orgoglio orgoglioso. E onorato di essere il responsabile. Questa delegazione è nata nel 2015 con lo sportello delle consulenze che abbiamo presso l'ufficio tecnico del comune Cinisello e con questa collaborazione che abbiamo sempre avuto con l'amministrazione comunale per fornire un supporto ai cittadini di Cinisello per tutte le tematiche sia eh, amministrative che legate al, eh, al condominio. Soprattutto anche in questo eh, periodo difficile quindi della, della pandemia, tutta la delegazione si è resa comunque disponibile a garantire le consulenze, quindi abbiamo fatto le consulenze anche telefonicamente, visto che non potevamo accedere al, all'ufficio tecnico e quindi allo sportello. Sul tema EcoBonus ormai se ne parla da, da, da un, un po' di settimane, ne parlano tutti i media e i cittadini sono molto incuriositi e attratti da queste eh, opportunità. Personalmente quello che eh, sto, sto vivendo come amministratore è quello di ehm, parlare molto di questo argomento con eh, i condomini, con i cittadini. E eh, spiegare a loro questa grande opportunità, come avete già detto voi, eh, per, quegli, per quei condomini che degli anni 50, 60, che comunque hanno oggettivamente un bisogno di, eh, di, bisogno di manutenzione. Quindi, e poi sono chiaramente gli stessi eh, condomini che, come diceva anche il Presidente Caruso. Eh, chiedono di inserire eh, all'ordine del giorno delle assemblee eh, questo punto eh, che riguarda l'eco bonus perché vogliono appunto cogliere questa eh, opportunità. Detto questo eh, vorrei spendere due parole sulla professione dell'amministratore no? che chiaramente eh, l'amministratore oggi deve eh, comunque Aggiornarsi sempre di più in materia, in qualsiasi materia, sia fiscale, eh, tecnica e quant'altro, deve essere un professionista, deve seguire i corsi di aggiornamento che sono molto importanti, deve avere i crediti formativi. Quindi invito tutti eh, i cittadini ad affidarsi ad un amministratore professionista che sicuramente. Sarà sempre in grado di, di gestire qualsiasi, eh, qualsiasi pratica e di gestire al meglio eh, i condomini. Quindi vi ringrazio ancora, lascerei la parola all'ingegner eh, Poi Capretta che sicuramente vi darà tutte le informazioni necessarie. Grazie. Grazie a lei. Eh, beh, direi che l'attività la, degli amministratori di condominio in questo periodo è stata particolarmente complicata, visto anche le restrizioni per fare le assemblee condominiali. Quindi ci siamo resi conto, abbiamo tentato di darvi anche una mano per cercare di, uh, di organizzare queste assemblee condominiali. Io ora darei la parola e, e cambierei anche posto, visto che c'è una presentazione, all'ingegnere all Emilio Capretta, è un esperto energetico, quindi ci farà una panoramica sulla questione dell'efficienza energetica nei condomini, perché sembra un argomento semplice, se facciamo il cappotto e via, in realtà ci sono molti aspetti tecnici che tra l'altro sono anche stati indicati nelle varie tabelle ministeriali con limiti e caratteristiche molto precise per ottenere l'eco-bonus 110%. Ci cambiamo posto e venga pure qui. Buonasera a tutti, innanzitutto un ringraziamento al Presidente Naci Milano eh, che fa un ottimo lavoro in provincia e, e sicuramente tiene molto a queste problematiche, all'amministrazione all comunale che ci ha invitato qui questa sera e speriamo di, ecco, di non annoiare e di andare <ride> rapidi nel punto. Quindi efficienza energetica nei condomini, quindi che cosa vuol dire? Ecco bonus, io adesso non, non mi, chiaramente non starò a riparlare di bonus 110% perché eh, l'assessore ha ampiamente illustrato eh, questa eh, grossa come dico io, opportunità di riqualificare appunto, eh, gli edifici. Come funziona negli aspetti generali? I tipi di interventi, abbiamo detto, sono interventi trainanti, che sono in genere gli interventi sulle parti comuni o interventi principali che da soli vanno già direttamente al 110%, e gli interventi trainati sono interventi che se fatti eh, singolarmente danno diritto a una detrazione fiscale del 50%, ma se fatti contestualmente agli interventi trainanti anche essi hanno diritto al 110%. Quindi parliamo di sostituzione degli infissi, quando parliamo di sostituzione dell'infisso parliamo dell'infisso nella sua interezza. Quindi, eh, te, diciamo Persiane, eh, serrandine, addirittura anche le zanzariere rientrano nella logica della detrazione fiscale al 110% dell'infisso, fatto ripeto contestualmente all'intervento trainante, così come le tende solari, le tende cosiddette motorizzate che possono essere installate sui balconi, anche queste sono interventi che rientrano in detrazione fiscale 110% come interventi trainati con esposizioni est-ovest, passando per il sud, quindi sud-est, sud-ovest, sud, tutto ciò che è nord, nord-est, nord-ovest, ahimè, non rientrano in ecobonus bonus 110%. Ma hanno comunque diritto a una detrazione del 50%. Molto importante è stata aggiunta anche sulle parti rinnovabili l'installazione di impianti fotovoltaici in copertura, anche questo è un intervento molto interessante che. Eh, permette di eh, efficientare l'edificio dal punto di vista energetico, quindi dei consumi elettrici e la possibilità addirittura di installare delle batterie di accumulo per l'impianto fotovoltaico. Quindi, laddove io non ho possibilità di consumare immediatamente l'energia elettrica autoprodotta dall'impianto fotovoltaico, lo posso accumulare in queste batterie di accumulo. Anche questo rientra in ecobonus bonus 110%. E un altro intervento molto interessante è, eh, riguarda la mobilità elettrica, quindi la possibilità di installare colonnine di ricarica elettrica infrastrutture di ricarica elettrica tipo wallbox o colonnine a livello condominiale, anche questi sono interventi che hanno diritto a una detrazione fiscale del 110%, non ultimo addirittura senza alcun limite di spesa, sistemi di domotica, quindi sistemi di building automation. Non se ne parla molto, ma sistemi automatizzati per la gestione energetica del proprio appartamento o addirittura dell'impianto condominiale, sempre dal punto di vista della gestione eh, energetica. Questi sono interventi molto interessanti anche eh, in funzione del decreto legislativo 73/2020 che appunto obbligherà dal 2027 a avere tutta una gestione energetica eh, con letture da remoto dei sistemi di contabilizzazione del calore e di gestione degli impianti. Quindi anche questo aspetto Rientra sicuramente in maniera molto interessante negli, diciamo, negli aspetti energetici di riqualificazione energetica. La procedura chiaramente. Un passaggio molto rapido, quindi ape pre, ape post, cosa vuol dire attestazione di prestazione energetica prima e dopo l'intervento? È ovvio che quello che interessa di fatto è la diagnosi energetica, che è questo elaborato tecnico-economico che spiega quali sono i tipi di interventi. Quindi, l'assemblea condominiale, la prima cosa che deve fare è quella di approvare una diagnosi energetica, appunto, da fare a un tecnico professionista esperto nella gestione energetica. E che fa, prospetta gli interventi, quindi parte dal, diciamo, dall'indice di prestazione energetica, quindi la classe energetica di partenza. Sappiamo che la classe energetica si divide in, in diciamo, di varie lettere, quindi dalla lettera G alla lettera A4, che è la migliore classe energetica, a scendere, quindi fino a scendere alla lettera, alla lettera G. Quindi il decreto prevede di fare due salti di classe, quindi se sono in classe G devo andare almeno in classe E, e il tecnico deve asseverare questi salti di classe seguirà il visto del fiscalista e quindi questi sono gli aspetti principali per aver diritto a questo credito d'imposta quindi poi il finanziamento attraverso una esco o una banca gli interventi di, di riqualificazione e il certificato quindi ape attestazione di pressione energetica finale dopo l'intervento appunto che eh, diciamo è l'atto ultimo una volta che gli interventi sono stati effettuati i massimali come abbiamo visto sugli interventi sono molto importanti, quindi su interventi di molte unità immobiliari sono davvero importanti, sul cappotto termico per unità unifamiliari eh, sono di 50.000 euro per unità immobiliare, gli edifici condominiali sono 40.000 euro per le prime 8 unità immobiliari e 30.000 euro a seguire, mentre per l'efficientamento energetico abbiamo i 20.000 euro per le prime 8 unità immobiliari e 15.000 euro per le, per le successive, per gli impianti unifamiliari 30.000 euro. Non, non mi dilungo su questi aspetti perché l'assessore ne ha parlato eh, precedentemente, ma quello che invece eh, ci interessa un po' è capire che cosa si può fare in ambito condominiale. Ecco, io su questo aspetto perderei. Qualche minuto e eh, soprattutto tengo a precisare, appunto, come diceva appunto il Presidente eh, Caruso, Leonardo Caruso il Dottor Caruso, che eh, l'efficientamento energetico deve essere qualcosa che va ben oltre di un semplice cappotto termico o la sostituzione degli infissi. Sappiamo bene che il patrimonio immobiliare italiano è un patrimonio immobiliare obsoleto, quindi edifici che eh, diciamo sono stati costruiti per il 70% prima dell'entrata in vigore della legge 1091, che in effetti... È stata la prima legge che ha previsto l'installazione di, diciamo, di eh, isolamenti termici sulle pareti perimetrali, quindi sulle superfici disperdenti, e quindi diciamo l'efficienza energetica di questi edifici in genere è in classe G, quindi abbiamo edifici veramente eh, molto vecchi, ma al di là appunto, delle dispersioni termiche, il problema più importante è che le tubazioni di distribuzione termica che oggi eh, quindi i cosiddetti impianti parliamo di impianti centralizzati condominiali, impianti a colonne montanti, sono tubazioni che nella, nella migliore delle ipotesi hanno 50-60 anni, quindi prim la prima cosa fondamentale da pensare è quella appunto di riqualificare l'impianto di climatizzazione invernale. Quindi che cosa vuol vuol dire rivedere proprio la distribuzione termica degli impianti. Quindi l'ipotesi chiaramente che eh, viene fatta a livello condominiale, quindi studiata attraverso la diagnosi energetica, è quella di veicolare l'assemblea condominiale attraverso appunto la relazione di diagnosi che serve poi ad aiutare l'assemblea condominiale a deliberare i lavori da fare, appunto indicando quali sono gli interventi primari per effettuare i salti di classe energetica, ma quelli poi assolutamente importanti da non perdere, ripeto, Ehm, non capita tutti i giorni di poter riqualificare il proprio edificio condominiale senza avere un esborso reale eh, economico, appunto, dal portafoglio, poiché possiamo pagare questi eh, interventi attraverso una gestione di credito d'imposta che viene maturata attraverso questi eh, interventi che danno la certificazione, quindi certificati, appunto, sul miglioramento della classe energetica. Quindi l'installazione di nuovi impianti di distribuzione termica. Io su questi aspetti andrei ehm, abbastanza in maniera eh, rapida, anche perché l'ora è tarda e quindi non vi voglio annoiare con aspetti, eh, diciamo, concetti tecnici. Ma è quello appunto di abbandonare i vecchi impianti di distribuzione a colonne montanti, ma pensare addirittura a una distribuzione a collettore, quindi abbandonare le vecchie distribuzioni che, come vediamo, possiamo vedere in questa slide, dove la contabilizzazione tipo indiretta con i ripartitori di calore. E dove eh, praticamente il, per sapere cosa io consumo nel mio appartamento sono comunque collegato all'appartamento sovrastante o sottostante, ok? quindi una contabilizzazione tipo indiretta col ripartitore e per sapere appunto il mio consumo devo avere il consumo di tutti gli appartamenti e passare invece a un sistema di contabilizzazione tipo diretto a collettore che è il tipico distribuzione che si ha nelle nuove costruzioni. Quindi, Com'è possibile questo oggi in una ristrutturazione edilizia? I primi pensieri è quello di dire ma allora devo fare lavori all'interno degli appartamenti. Questo non è assolutamente vero perché. Grazie appunto al fatto che poi potremo eh, effettuare il cappotto termico all'esterno dell'edificio, possiamo pensare di rifare una distribuzione termica direttamente sulle superfici esterne, intercettando direttamente i corpi radianti, quindi i radiatori, eh, dall'esterno, quindi facendo due fori sulla parete esterna e ricollegando il radiatore esistendo o addirittura sostituendolo, poiché questo, eh, gli interventi di riqualificazione in con questo super bonus prevedono anche addirittura la sostituzione integrale delle unità terminali, anche questo rientra in EcoBonus 110%. Quindi sono aspetti molto importanti, quindi questo è l'aspetto principale, quindi passare da una contabilizzazione di tipo indiretta, assolutamente imprecisa, con, con percentuali di errori che superano il 30% come si può vedere in questo grafico, a una contabilizzazione di tipo diretta dove misuro esattamente l'energia termica che mi entra all'interno dell'appartamento con una percentuale di errore del 5%. Questo permetterà, mi diceva appunto nei vari corsi di formazione che facciamo presso la NACI qui a Milano, eh, l'avvocato Correale appunto mi diceva che permetterà di avere dei grossi, eh, diciamo, gli avvocati lavoreranno meno perché con questa contabilizzazione il problema è quello che spesso si finisce per, per le cause legali perché, ripeto, una, è un, un tipo di contabilizzazione, come dico io, un po' troppo fantasiosa. Quindi le percentuali di errore sono molto molto importanti. Questo è il primo aspetto. Un altro aspetto fondamentale è quello appunto di eliminare i cosiddetti produttori di acqua calda sanitaria autonomi. Eh, non sarò qui chiaramente adesso ad annoiarvi con gli aspetti eh, diciamo tecnici di questi ONG, eh, ma quello che mi interessa farvi capire è che passare da un sistema autonomo quindi con scaldabagni a gas con le problematiche come ben sappiamo qui a Cenisello per gli scarichi a parete molti condomini hanno la problematica che hanno i tubi di evacuazione dei fumi di combustione sulle pareti sapete bene che bisogna andare a tetto quindi la problematica è di poter effettuare le canne fumarie quindi quale migliore opportunità di abbandonare questi sistemi autonomi e passare a un sistema di acqua calda sanitaria centralizzato che come vediamo in questa slide permette dei risparmi molto importanti. Immaginate, io ho messo qui, tanto per, far, per dare un'idea, quanto costa il kilowattore diciamo, termico prodotto con uno scaldabagno elettrico, il costo è di circa 5,13 euro. Con uno scaldabagno a gas, quindi moderno a condensazione, come voi lo volete chiamare, è di 2,10 euro. Se passa un sistema di produzione di acqua calda sanitaria centralizzata di tipo istantaneo, quindi con rete di ricircolo e quant'altro, il costo è di 0,84 euro. Quindi capite che passare da un sistema autonomo centralizzato è sicuramente molto, molto conveniente. Quindi a livello generale, quindi il, diciamo c'è una convenienza effettiva. Questa, in questa immagine si vede una centrale di produzione acqua calda sanitaria centralizzata eh, fatta da noi eh, di recente. Quindi come potete vedere sul, su questo istogramma quanto in effetti il risparmio è, è molto molto importante. Quindi come dico sempre bisogna mettere testa sulle cose che facciamo. A livello generale, quindi passiamo da un sistema di eh, riscaldamento centralizzato con eh, acqua calda sanitaria centralizzata. Che cosa possiamo aggiungere e dire? che a questo punto non ha più eh, necessità addirittura di mantenere le tubazioni del gas in facciata. Questo è un altro aspetto molto, molto importante, in quanto avendo l'acqua calda centralizzata e il riscaldamento centralizzato, avere una fornitura di gas dedicata soltanto ai quattro fuochi di cottura non ha veramente a questo punto interesse, in, maggio, in ragione del fatto che possiamo pensare di avere un edificio più sicuro, Abbiamo di recente vissuto una situazione proprio in piazzale Libia a Milano dove c'è stata un'esplosione un dove tre, tre unità abitative all'interno di un edificio condominiale hanno subito danni importanti, fortunatamente non ci sono state vittime, però dovuta a una fuga di gas accidentale all'interno di un'abitazione condominiale. Quindi poter eliminare anche questa, eh, diciamo, questa problematica vuol dire mettere in sicurezza l'edificio utilizzando le cosiddette piastre induzione. Considerate che il forno di base è già elettrico, Cucinare con le piastre induzione, ormai i migliori chef al mondo cucinano con le piastre induzione, quindi veramente credo che sia, è gi sia giunto il momento di voltare pagina. Quindi questo è un aspetto anche questo, molto, molto importante. Andrei ad illustrarvi un intervento che è stato fatto di recente qui a Cinisello Balsamo, dove eh, qui, qui l'amministratore e il presidente Leonardo Caruso, dove abbiamo fatto questo intervento via Pirandello 7 proprio qui a Cenicello Balsamo è un edificio di circa 36 unità abitative di 36 appartamenti dove come potete vedere questo è l'edificio prima dell'intervento e questa era la centrale termica eh, come potete vedere chiaramente messa eh, un edificio che comunque andava avanti la cosa simpatica di questo edificio è che aveva aveva avevano un impianto di riscaldamento a pannello radianti di vecchia generazione in cui non era possibile avere termoregolazione quindi conta non era possibile contabilizzare energia termica a dia del fatto dei disagi che avevano i singoli condomini per mantenere la temperatura in ambiente quindi c'è cioè chi moriva di caldo e chi moriva di freddo I inoltre avevano la produzione dell'acqua calda sanitaria con, con i cosiddetti scaldabagni a gas e quindi avevano anche la problematica di dover poi effettuare le canne fumarie per mandare in copertura sapete bene che chi ha l'impianto di riscaldamento a pannello radianti normalmente arreda tutte le pareti dell'appartamento quindi anche qui non era molto semplice intervenire l'intervento eh, di fondo è stato quello di eh, prospettare un cappotto termico qui nell'immagine potete vedere appunto l'edificio dopo diciamo il ponteggio installato appunto per poter effettuare il cappotto termico e abbiamo pensato bene giustamente come dicevo di rifare una nuova distribuzione termica sia dal punto di vista appunto della centrale Abbiamo colto l'occasione di poterci ricollegare alla, alla rete di teleriscaldamento qui di Cinisello Balsamo. Quindi l'edificio ha eh, quindi rinunciato alla centrale termica. Ci siamo collegati alla rete di teleriscaldamento. Abbiamo centralizzato l'acqua calda eh, sanitaria e abbiamo rifatto tutto l'impianto di riscaldamento per la singola unità immobiliare. Quindi abbiamo, abbiamo, siamo passati. Quindi, da una distribuzione a colonne montanti a una distribuzione come potete vedere a collettori come vi dicevo poc'anzi nell'immagine precedente quindi abbiamo messo un collettore sui balconi dal quale collettore siamo andati a collegare lavorando sulle facciate esterne quindi senza entrare all'interno degli appartamenti siamo andati a ricollegare a collegare i nuovi corpi radianti abbiamo, abbiamo comprato i nuovi radiatori che abbiamo posizionato sulle, pare, sulle pareti esterne chiaramente prega, prendendoci quegli spazi che erano disponibili quindi con radiatori alti 2 metri insomma abbiamo cercato in qualche modo di riscaldare quindi abbiamo abbandonato il vecchio impianto a pannello radianti e abbiamo fatto il nuovo impianto di riscaldamento a radiatori lavorando anche a basse temperature quindi è un impianto radiatore che può lavorare anche a 50 gradi con addirittura implementazione di pompe di calore ad alta efficienza con interconnesse al sistema di teleriscaldamento questo per raggiungere sempre il massimo livello di efficienza energetica come potete vedere le distribuzioni sono state inserite direttamente sulla facciata appunto per, i, per ridurre al minimo appunto gli interventi eh, all'interno delle abitazioni, quindi rompere il meno possibile e l'edificio è stato poi successivamente completamente rincartato, vedete su questo aspetto qui prima si vedevano le tubazioni, come potete vedere adesso non si vede più nulla e questo è l'edificio dopo l'intervento. Vedete che sembra un edificio di nuova costruzione, la classe energetica raggiunta è di classe A1, quindi Abbiamo raggiunto un aspetto, quindi partevamo da una classe G energetica e la nuova centrale termica che voi potete vedere qui prevede le, la rete di teleriscaldamento, quindi il collettore, diciamo la, lo scambiatore di calore della rete di teleriscaldamento, un sistema di accumulo di acqua tecnica e i moduli di produzione di acqua calda sanitaria e in ultimo abbiamo aggiunto addirittura dei sistemi di microcogenerazione cioè autoproduzione di energia elettrica da gas metano defiscalizzato privo di accise con un rendimento elettrico del 64%, un numero che magari non vi dice nulla, però considerate che la rete elettrica nazionale ha un rendimento elettrico del 43%. Cosa vuol dire in euro? Che quello che io pago dalla rete elettrica 0,19 euro kWh, con un rendimento elettrico del 64% da una fuel cell, quindi una cella a combustibile, io riesco ad avere energia elettrica 0,07 euro kWh. Serve, a che cosa serve questa energia elettrica per eh, diciamo, ridurre e quindi migliorare i consumi elettrici del condominio per il vano ascensori e per un'eventuale pompa di calore che aiuta il sistema nel periodo estivo a produrre e autoprodurre l'acqua diciamo, calda eh, sanitaria centralizzata. Considerate che all'ingresso delle fuel cell abbiamo gas metano, all'uscita abbiamo un po' di CO2 e acqua di scarico, quindi è un prodotto assolutamente eh, ad alta efficienza. Questo io... Eh, mi taccio, quindi diciamo gli interventi eh, a livello eh, condominiale sono questi, quindi come potete capire... È una grossa opportunità, quindi bisogna eh, assolutamente intervenire in maniera efficace, precisa e puntuale all'interno di un edificio. Una cosa molto, molto importante è che tutto il condominio oggi è privo di eh, gas metano per le singole unità immobiliari. L'unica eh, diciamo, alimentazione di gas che abbiamo è all'interno della centrale termica per alimentare la microcogenerazione, per il resto è tutto ad alta efficienza energetica. Grazie dell'attenzione. Grazie Ingegner Capretta, lei ha sfondato una porta aperta eh, perché il tema del teleriscaldamento guardi, è un tema che, che io conosco molto bene a Cinisello Balsamo e per fortuna siamo riusciti anche a modificare un anno dopo il nostro insediamento i costi del teleriscaldamento di Cinisello Balsamo che in passato non erano così diciamo, convenienti come lo sono oggi. Eh, Bene, io direi che in conclusione, secondo anche le sue parole, c'è effettivamente un cambio di paradigma, perché soprattutto nella zona di Milano, Lombardia, negli anni 80-90 si era sviluppato il concetto di riscaldamento autonomo e quindi moltissimi sceglievano di avere la caldaietta sul balcone piuttosto che in bagno, cioè nei posti più disparati. Perché era preminente il fatto di dire io pago il riscaldamento che consumo e quindi quando vado via lo spengo e non devo pagare nulla. Ora ci si è resi conto che in realtà l'efficienza di questi impianti in realtà è molto bassa e quindi già lo stesso decreto sposta questo paradigma verso invece una centralizzazione delle fonti di calore. Esatto, infatti è possibile utilizzare questo ecobonus se eh, mi trovo da un sistema eh, autonomo a un sistema centralizzato, ma non il contrario, quindi se sono in un impianto centralizzato non posso passare a un impianto autonomo, non ho diritto all'ecobonus, appunto per il discorso dell'efficienza energetica. La problematica, appunto, come dice l'assessore, degli impianti centralizzati Diciamo abbandonati negli anni 70, 80, la problematica derivava appunto dai sistemi di contabilizzazione del calore. Quindi, non essendoci sistemi di misura e controllo dei sistemi di contabilizzazione del calore, chiaramente tutti pagavano in base ai millesimi di proprietà. Ma oggi, con le nuove tecnologie in cui è possibile gestire l'impianto centralizzato come un impianto autonomo, quindi accendo e spengo quando ne ho effettivamente bisogno, permette di migliorare l'efficienza energetica in maniera assoluta. assoluta. Parliamo di risparmi del 60, anche 70%. Perfetto, quindi questo è un aspetto Asensuali. interessante. Prego, dottor Caruso. Come abbiamo visto, in realtà, siamo passati siamo dall'efficienza energetica e siamo arrivati ad affrontare temi che sono fondamentali. Pensiamo alla sicurezza all'interno del condominio. Cioè, dobbiamo essere realistici: eh, in quante abitazioni degli anni 50, 60, 70 ci sono. Eh, I condomini sono in possesso delle dichiarazioni di conformità dell'impianto produzione gas, le dichiarazioni di conformità degli impianti elettrici. Abbiamo ancora oggi, assistiamo a interventi di eh, rifacimento delle facciate, smontano i punteggi e continuiamo ad avere gli scarichi del caldabagni in facciata. I tubi del gas di 50 anni fa, marci ancora inseriti all'interno del cappotto. Cioè non è possibile una cosa del genere. Allora bisogna avere il coraggio e la forza dalla progettazione di pensare a ridare dignità ad uno stabile, perché questi interventi ridanno dignità al sacrificio delle persone. Allora sì che abbiamo fatto un intervento che ha migliorato da un punto di vista energetico l'efficienza del condominio fondamentale, ma ha dato grande sicurezza. Ricordo a tutti il RAS, il registro Anagrafe della sicurezza, e noi ci siamo tirati via un sacco di problemi. E abbiamo dato veramente serenità alle famiglie. Le persone non erano, cioè, questo è un condominio a emissioni zero, fatta eccezione per quelle fuel cell che bruciano quel po' di gas defiscalizzato. Ma abbiamo ottenuto dei risultati che erano inimmaginabili. Intervenendo su famiglie, su una popolazione anche passata, ma sono un po' eh, insomma della nostra che, che età, della mia età ecco. no ma di più che difficilmente per far mettere il piano di cottura induzione abbiamo fatto riunioni di famiglia di sabato e di domenica coinvolgendo i nipoti gli zii, i cugini perché era difficile far capire alle persone quali fossero i vantaggi ce l'abbiamo fatta e questo intervento ha dato grande serenità e ripeto sicurezza che per quanto ci riguarda per noi amministratori è fondamentale, lo è altrettanto quanto è importante il tema dell'energia perfetto Bene, io direi a questo punto di, di chiudere eh, con un, una serie di concetti so, eh, so fondamentali. Allora, sappiamo che questo eco è, è una grande opportunità per Cinisello Balsamo perché noi abbiamo uno dei patrimoni immobiliari più vecchi e quindi che richiedono questi interventi. Ci sono queste soluzioni innovative che sostanzialmente eliminano anche il gas del dagli appartamenti e dai condomini, quindi maggiore sicurezza. Fa bene all'ambiente diciamo, l'eco bonus in generale perché è una misura per la riqualificazione energetica, quindi si riducono in generale anche le emissioni. Eh, riduce le bollette, quindi alla fine e poi eh, i condomini si troveranno anche a pagare molto meno di riscaldamento. Lo dicevo prima appunto che solo il cappotto termico Riduce eh, di circa il 30%, anche il 40% i consumi energetici. Quindi, eh, se progettato bene, è molto efficiente e lo si vede subito dalle bollette questa efficienza. E poi, abbellisce la casa, abbellisce la vostra casa e soprattutto ne aumenta il valore immobiliare. Quindi, è un'occasione da non perdere. Quindi, fatevi consigliare da dei tecnici e soprattutto scegliete dei tecnici. Che siano dei veri professionisti. Non affidatevi al cugino o al fratello, magari un professionista. Vostro cugino, non lo so. Però è sempre meglio eh, affidarsi a dei professionisti perché i risultati possono essere veramente molto molto interessanti. Grazie ancora per eh, aver seguito questa diretta. Il filmato rimarrà comunque in archivio per il comune di Cinisello Balsamo per qualsiasi informazione abbiamo lasciato una mail, mi raccomando, non fate eh, eccessivo uso di queste mail perché poi alla fine lavoreremo tutti molto di più. Eh, grazie ancora e arrivederci. Ok? A posto. <ride> Io più veloce di così.